Buonasera, siamo con Defmo Folayan, presidente della Skippy Basket, seconda edizione del Sarme Basket, una seconda edizione che mi sembra che abbia confermato il successo della scorsa edizione. Buonasera, è un grande piacere per noi per presentarsi di nuovo qui, anche un successo per Pallacanestro a Termini, perché quest'anno abbiamo avuto più adesione. E diciamo che il torneo anche è stato visto da più persone. Questo vuol dire che il nostro frutto sta pagando, perché abbiamo lavorato molto molto duramente per portare avanti questa seconda edizione. Vogliamo ringraziare soprattutto il Comune che ci hanno dato proprio la possibilità di ospitare questo torneo, ma anche voglio parlare delle persone che sono stati molto vicini e che ci hanno aiutato molto, per esempio Fabio Siragusa dell'ERSMA, che economicamente proprio ha, diciamo che ha sostenuto questa iniziativa. Poi ci sono tutti gli altri, Cascino, che ogni anno è stato anche un pilastro per noi allo spot, e vogliamo parlare di Agostile, che pure, anche se lui fa solo il printing, però ha dato una grossa mano, Horus Ottica e tutti quelli qua, ma soprattutto i genitori, perché i genitori sono stati bravi di Termini a portare i figli qua ogni giorno, e sostenere i loro figli non è stata una cosa da piccolo. Io vorrei che il prossimo anno, che questo torneo diventasse più grande, magari diventa più regionale anziché solo provinciale. Questo è il mio auguro per Termini. Vi ringrazio. Mi sembra un'iniziativa la tua abbastanza lodevole, anche perché nel corso dell'inverno avete diverse squadre con diverse fasce d'età. Siete una società che, in fin dei conti, in un momento come questo, in cui lo sport non attraversa un momento felice nella nostra città, vi occupate anche di fare sport e magari avete anche una ragione sociale per farlo. Ah, questo sì. Anzi, voglio ringraziare i bambini che abbiamo disputato delle ottime proprio torneo. Onda 13 siamo arrivati quarti, loro primo anno della federazione. Onda 15 abbiamo avuto problemi di numeri, anche perché è un gruppo già formato, ma direi che in questo momento non è solo Sicilia, ma tutta Italia che ha problemi con il settore giovanile. Guarda, stiamo faticando proprio per avere dei bambini in numero abbastanza per poter disputare un campionato serio. Però dico, noi non possiamo lamentare, perché in rispetto di altre società stiamo crescendo anno in anno. L'anno scorso eravamo 30, quest'anno siamo 60 bambini, quindi diciamo che ha raddoppiato, speriamo che continui così. Quanto riguarda, tornando al Summer Basket, siete partiti dalla fascia più piccola, i bambini di 7-8 anni, e arrivati anche alle vecchie glorie. Esatto, di cui forse sarò uno di vecchio, però non gloria, giocherò con loro, tanto per fare il numero, però sì. Sono ex giocatori che hanno militato in vari campionati. Sì, 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 hanno quest'anno, anzi siamo contenti che abbiamo avuto partecipazione a livello più alto, i ragazzi di B2. Poi anche forse più collaborazione del vecchio Gloria. Speravamo di avere più persone, perché loro che hanno passato questi testimoni proprio indietro sono importanti anche per noi, perché dobbiamo conoscere quelli che c'erano prima, così almeno possiamo sapere da dove siamo partiti e dove stiamo andando. Siamo con Ina Lasita, un'altra delle componenti di questo staff tecnico della Skippy Basket, soprattutto impegnata sia nell'organizzazione di questo torneo, il Summer Basket, ma soprattutto nei campionati, nei vari campionati, perché avete un bel po' di bambini da curare. Sì. Allora, quest'anno abbiamo fatto tre campionati, un campionato esordiente che riguarda il 2001 e 2002, i ragazzi nati nel 2001, 2002 e 2000. Inoltre poi ci siamo avventurati nuovamente nella federazione, quindi abbiamo fatto due campionati federali, uno under 13 e un altro under 15. E niente, diciamo che abbiamo avuto non risultati eccellenti, però siamo appena arrivati, quindi non è normale che ci siamo scontrati con realtà palermitane che hanno dei vivai molto più floridi, quindi diciamo che la nostra società ha appena cominciato questo percorso, questo cammino. La cosa bella di questa società mi sembra che
Siete tutti come la grande famiglia. Sì, anche i genitori collaborano all'organizzazione Trasferta. Sì, infatti ne approfitto proprio per ringraziare sia i nostri bambini ma soprattutto i nostri genitori, perché ci seguono nelle trasferte, ci aiutano nelle trasferte, ci aiutano nell'organizzazione proprio anche nelle festicciole che facciamo durante l'anno, sono presenti e questo ci aiuta tantissimo, perché la società appunto da sola non potrebbe sostenere tutte queste spese di trasferte. Niente, li volevo ringraziare. Cosa ti auguri per il Summer Basket? Seconda edizione, grosso successo, un bel po' di gente che viene a guardare. Nel panorama termitano, che è un panorama molto povero dal punto di vista sportivo, mi sembra un'iniziativa lodevole. Sì, infatti noi è proprio questo quello che vogliamo, cercare di avvicinare più bambini possibili al mondo del basket, perché lo ritengo appunto uno sport abbastanza completo, uno sport anche per i più piccoli appunto che li aiuta a crescere, e spero appunto per il prossimo anno che molti bambini ci vengano a trovare. E niente, è tutto qua. Ok, grazie. Prego.